Reggiana gioca con Silvestri in porta, con Aia, Zini e Magliocchetti difensori, poi Iracci da una parte, Panizzi dall'altra, centrocampo con Viapiana, Spezzani, Arati, Alessi alle spalle di Rossi, una formazione inedita, una formazione, diciamo la verità, che ci piace molto. Via all'incontro in questo istante. Rossi attaccato, si difende bene, gioca in mezzo, 1-2, se ne va Alessi, entra in area di rigore, prova il tiro, arriva Iracci dalla parte opposta, quasi quasi diventa un passaggio per Iracci. Giocare per Iracci, Alessi, perde palla, Alessi, attenzione, riparte immediatamente Ciotola, ancora lui, Ciotola mette in mezzo Tavares, Tavares il tiro sul fondo, 13° minuto, Ciotola per Tavares, Tavares controlla destro di poco a lato. Magliocchetti, giallo per Spezzani. Il capocannoniere del Como, capocannoniere del Como è Alberto Filippini, che però da attenzione a Tavares, Silvestri, 23° minuto, incrocia Tavares, Silvestri blocca con grandissima sicurezza. Urbano nella Reggiana nel 2004-2005, giallo e rosso, attenzione, Spezzani la fa grossa. Il suo debutto, 24° minuto, bisogna anche sapersi controllare però. Due giocatori su Bardelloni, riesce a mettere in mezzo Ciotola, Ciotola filtra, pallone sul fondo, l'arbitro dice che si tratta di rimessa e Ciotola non protesta. Arati cerca il colpo di testa, Arati per servire Alessi, Zini, Urbano. Non è fuori gioco, Tavares, Tavares, palo, gol di Bardelloni su un rinvio buttato in avanti dal Como. Il Como trova il gol proprio in una situazione. 34° minuto, gol di Bardelloni. Il colpo di testa di Rossi, la parata del portiere. Rossi, controllo di esterno destro di Rossi, che punta, punta Rossi, entra in area di rigore, sì, Rossi, sinistro di Rossi, pallone sul fondo, 43° minuto, bravo Paolo Rossi in questo frangente. L'apertura per Rossi, in mezzo c'è Alessi, Rossi, azione di contropiede della Reggiana, da solo Alessi. Grande palla per Rossi, Rossi finisce giù, ammonito Rossi per simulazione. Som lo salta, i due finiscono a terra e l'arbitro dice può bastare. Primo tempo dunque che termina sul punteggio di 1-0 in favore del Como, il gol di Bardelloni dopo 34 minuti, da segnalare l'espulsione di Spezzani. 1-0 via in questo istante al secondo tempo. Alessi, palla in mezzo, il colpo di testa mi è parso di Zini e la parata di Gianbruno dopo 1:20 di gioco. Ancora una volta la Reggiana a regolare la posizione di Bardelloni, c'era in mezzo Panizzi, il tiro, salva Arati su Lulli, salva Arati su Lulli, il Como ancora in avanti, Zini mette fuori. Tiro dalla distanza da parte di Ambrosini, pallone che termina sul fondo non lontano dalla porta di Silvestri. Iracci e Som, Som non ha dato molto spazio a Iracci sinceramente nel primo tempo, bravissimo a contrastarlo sulla corsa. Grande palla per Rossi, Rossi in uno contro uno, Rossi
da posizione defilata, prova il tiro, pallone che termina sul fondo. Che bravo Alessi a mettere Rossi in uno contro uno. Urbano, però Alessi intercetta Arati, ancora Alessi, Alessi prova il sinistro, Rossi, Rossi è in area e solo Rossi, il tiro, il pallone sull'esterno della rete, pallone sull'esterno della rete, ottavo minuto, Alessi dà un pallone d'oro a Rossi, Rossi lo lavora bene ma manca clamorosamente la porta e allora Via Piana si ferma, Alessi rientra. Il pallone per Rossi, fuori gioco. Vabbè, lo prendiamo perché il guardalinea avrà visto sicuramente bene, ma abbiamo visto onestamente il pallone partire quando Rossi ci sembrava ancora in posizione regolare, ma Magliocchetti, poi Iraci. Arati per Alessi, grande palla di Alessi per Iraci, Iraci, non sbagliarlo, Iraci la mette dentro, un contropiede fantastico ed è 1-1 al tredicesimo minuto, un contropiede fantastico, Iraci pareggia e questo pareggio per quello che si è visto nel secondo tempo, nulla da dire. Aia va a sfiorare di testa, mette fuori la difesa del Como, Somm, eccolo che parte, 4 contro 2, la Reggiana subisce il contropiede di Somm, l'apertura per Tavares, non è calcio di rigore, dice l'arbitro. Secondo angolo per il Como, mette fuori Arati di testa, Alessi, parte Iraci. Matteo Arati, parte anche Via Piana, il pallone per Iraci e Iraci se ne va, c'è Via Piana solo in mezzo e grandissimo Gianbruno che mette il pallone in calcio d'angolo, una partita di altri tempi, 19° minuto, sfruttare le palle vaganti, Alessi. Grande palla di Alessi, guardate cosa ha fatto Alessi, spalla alla porta, Rossi. L'arbitro dice che si può proseguire, ormai Rossi ha il conto aperto con l'arbitro. Zullo è ancora fuori, anche il Como adesso è in 10 uomini, ma perché ha già effettuato le 3 sostituzioni? Ci sono. Ora attenzione ancora Rossi, il pallone per Arati, c'è in mezzo Alessi, gol! Di Beppe Alessi, 31° minuto, la Reggiana sfrutta la parità numerica e manda in gol Beppe Alessi, Rossi, Arati dice questa volta, caro Beppe Alessi, sono io a fare l'assist e l'assist è perfetto e Alessi non sbaglia, capocannoniere della Reggiana Alessi sale a 8 gol. Sostituzione, 35° minuto, fuori Rossi, dentro Esposito, 40° minuto, sostituzione nelle file della Reggiana, esce Alessi, entra Mario Gurma, 40° minuto del secondo tempo, Esposito gioca per Gurma, ancora Gurma converge, si apre sulla destra, prova il tiro, no Gurma, in mezzo c'erano 2 giocatori della Reggiana completamente soli, non ci arriva Panizzi, Tavares, attenzione la velocità di Tavares sul fondo, la girata di Ciotola al minuto 49:30. Girata di Ciotola, pallone sul fondo, 49:50, Gurma, fallo di Gurma, no, è finita la partita e la Reggiana espugna Como,
2-1 della Reggiana a Como, una partita incredibile veramente, un secondo tempo come non si vedeva da anni. Reggiana batte Como 2-1.